tutte amiche e amici del mio canale Risparma con Silvia e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi voglio parlare con voi dell'organizzazione dei coupon cartacei, perché dopo che abbiamo ritagliato oppure messo i nostri mariti o compagni a tagliare i coupon, dobbiamo anche organizzarli per arrivare sul punto vendita e fare fuori tutto il possibile. Io, dopo vari tentativi, utilizzo un metodo che ora vi faccio vedere. Il metodo prevede l'utilizzo di questo contenitore a fisarmonica. Faccio una premessa: non è detto che un sistema che con me è congeniale vada bene anche per un'altra persona. Ognuno di noi, anche in base alle proprie abitudini, avrà un'organizzazione che gli è più adatta. Io ho trovato questa. Questo altri non è che un raccoglitore che costa pochissimi euro, tipo 3 o 4 euro, che ho comprato qualche anno fa al reparto cartoleria della Coop, quindi costo accessibile. Non spendete soldi per dei couponizer, quindi per degli organizzatori estremamente cari, perché non ne vale assolutamente la pena e anche perché comunque si perde il vantaggio del risparmio che si ha utilizzando i coupon in quel modo. Comunque, questo raccoglitore è dotato di un elastico, vedete, che tiene fermo il contenuto, e all'interno è una fisarmonica, quindi ha tutte sezioni divise. Io ho inserito dei cartoncini con le lettere dell'alfabeto dalla A alla Z, raggruppando le lettere un pochino meno comuni, come poteva essere X, Y, Z, eccetera. I cartoncini con le letterine li trovate già dentro la confezione generalmente. Siccome io li ho persi, ho preso dei cartoncini tipo questi che avevo a casa, ed essendo molto carini, molto colorati, li ho tagliati e ci ho scritto sopra le lettere dell'alfabeto. Nella sezione in fondo ho una sezione che si chiama vari, vediamo se si vede, dove non inserisco i coupon ma inserisco i buoni spesa, quindi ad esempio questi, che sono quelli che ho ricevuto da pochissimo grazie a un concorso che è scaduto, che si chiamava appunto il giro del bucato 100 volte ripagato. È importante per questo fare i concorsi. Se non avete visto il mio video sui concorsi e su come vincere ai concorsi, seguitelo, ve lo metto qui. Oppure ecco, card come queste che ho vinto con un altro concorso a premio sicuro di qualche tempo fa con i prodotti del Lavorotalco. E in più ho un quaderno, sempre in questa sezione vari, mettiamo via tutto, dove tengo le password per tutti i siti di coupon in ordine. Io ho più account, sono registrata con più account per avere il maggior numero di coupon possibili, e ricordarmi tutte le password non è cosa, quindi uso questo quaderno che mi serve nel momento in cui stampo. Lo tengo qui perché così nel momento in cui ho stampato e ritagliato vado a inserire tutto in maniera molto, molto ordinata e molto veloce. Il mio couponizer, ahimè, non è molto pieno, come vedete, perché sono a dieta e quindi non posso stampare tutto quello che vorrei stampare. È un momento molto triste, ma lo supererò. Una volta che avete tagliato i coupon e li dovete inserire nelle vostre sezioni, ricordatevi di fare due cose fondamentali. La prima è mettere davanti i coupon che hanno la scadenza più ravvicinata, perché li dovete vedere subito. Nel momento in cui scadono, ovviamente si confondono con quelli ancora validi e fanno della gran confusione. E quindi il suggerimento 2 è: periodicamente pulite il vostro couponizer, perché deve essere pieno solo dei coupon ancora validi. Potreste rischiare di vederli e pensare che c'è un prodotto in offerta, andare al supermercato e trovarvi in mano un coupon scaduto. No, non è una buona idea. Un'altra cosa che vi voglio dire è: ci sono persone che si trovano molto bene nella divisione dei coupon per categoria.
ad esempio prodotti per l'igiene della casa, alimentari, prodotti per i bambini, soprattutto le mamme, quindi li dividono così. Ci sono altre persone che invece usano un altro tipo di divisione che è per punto vendita. Magari fanno la spesa in 3 o 4 punti vendita, usano dei coupon diversi o per una questione di offerte o perché solo là trovano un determinato prodotto a un determinato prezzo, per cui magari preferiscono dividerli in questo modo. Comunque le soluzioni sono veramente tante e quindi vorrei sapere anche voi come vi organizzate, qual è il metodo che preferite e se avete dei suggerimenti da darmi, ovviamente, perché io li accolgo positivamente sempre. Se il video vi è piaciuto, se avete delle domande, delle curiosità, qui sotto trovate uno spazio dove potete fare i vostri commenti, farmi tutte le vostre domande e io vi risponderò eventualmente anche in uno dei prossimi video. Ne approfitto per mandare un bacio a un'amica che mi segue sempre, che si chiama Serena Castellano. Ciao Sere, mi ha chiesto un video sui coupon per la casa, presto te lo farò, promesso, promesso. E a questo punto ditemi se il video vi è piaciuto e se vi è piaciuto lasciatemi il vostro like. Vi saluto, ciao ragazzi!